consolida la partnership tra Vedrai, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su intelligenza artificiale rivolte alle piccole e medie imprese, e Atalanta. Dallo scorso agosto Vedrai è Official Artificial Intelligence Partner della società, con cui condivide valori e una mission: sostenere messaggi positivi dello sport, incentivare l'accesso democratico all'innovazione e promuovere il talento delle nuove generazioni. L'attenzione ai giovani e all'innovazione caratterizza, nello specifico, la partnership tra Vedrai e Atalanta. Vedrai, da oggi, dà ufficialmente il title al quartier generale dell'Accademia Mino Favini, sede del settore giovanile nerazzurro, affiancandone di fatto il nome. L'inaugurazione si è tenuta alla presenza dei dirigenti nerazzurri Luca Percassi, amministratore delegato, Umberto Marino, direttore generale, Maurizio Costanzi, responsabile settore giovanile, e Romano Zanforlin, direttore commerciale e marketing. Di questa partnership abbiamo parlato con Giacomo Santoli, Chief Commercial Officer Vedrai. Intanto siamo davvero contenti di fare questa partnership con Atalanta per aiutarli nel loro percorso di crescita, utilizzando la tecnologia e aiutandoli proprio ad arrivare al livello di tanti altri club europei che già usano di intelligenza artificiale. Oggi devo dire che è una giornata speciale, perché davvero ci inorgoglisce la partnership con Atalanta, ma ancora di più il fatto di avere il nostro logo a fianco al nome di Mino Favini, che davvero è stato un personaggio di grandissimo valore, e ancora una volta ci fa un grandissimo onore avere il nostro nome a fianco a quello di Mino Favini. Quindi ancora grazie per questa grandissima opportunità. Vedrai è un'eccellenza italiana che compete in un campionato impegnativo, il mercato dell'intelligenza artificiale, competitivo e in Italia ancora poco sviluppato, che ha visto Vedrai protagonista nel 2022. La partnership con Atalanta non riguarda comunque soltanto il settore giovanile. Come dicevi giustamente tu, l'ambito di collaborazione che noi abbiamo con Vedrai è un ambito in grande crescita. Oltre al settore giovanile, oggi noi siamo a inaugurare esattamente il Vedrai Lab, c'è tutta la parte del ticketing con il dynamic pricing, che è un settore che noi stiamo sviluppando, che stiamo cercando di approfondire, così come è successo e come succede in tutta Europa ormai e in Italia con quelli che sono i più grandi club, soprattutto in vista di quello che sarà il completamento dello stadio, che avrà una capienza maggiore e meriterà un'attenzione adeguata.